Cioè, Democratic Day e stiamo aspettando Walter qua a Piazza Fiume. Qua l'affluenza è altissima, siamo in base a tutte le parti e speriamo arrivi presto. C'è tantissima gente nei gazebo, persone che hanno capito l'importanza della sfida che abbiamo davanti e che vengono a dare la loro disponibilità a dedicare una parte delle prossime settimane per convincere un indeciso, per spiegare le buone ragioni del Partito Democratico. E l'affluenza è andata sempre crescendo e vedo veramente un grande entusiasmo che nelle vecchie campagne elettorali, che io sono un vecchio militante, mancava. Sono venuta qua, sono per un weekend a Roma, ho letto ieri su Repubblica che c'era questo appuntamento e non si poteva mancare, insomma. È un giorno importante perché è un giorno nel quale chiamare a raccolta le persone che vedono con favore la nascita del Partito Democratico. Beh, la bellezza di vivere la politica non come un esercizio per addetti ai lavori, ma insomma con una coralità e una partecipazione di persone come è stato il 14 ottobre che ci può dare l'ultima spinta decisiva per ottenere questo incredibile risultato. Che questo giorno è importante proprio perché la gente si avvicina sempre di più e mostra un grande entusiasmo in questa proposta di rinnovamento di Veltroni. Beh, gli italiani si fidano poco dei dibattiti che ascoltano in televisione, delle risse, delle accuse, invece ascoltano molti i consigli delle persone di cui si fidano. Centinaia di migliaia di persone che vanno a spiegare che cosa ha rappresentato per il cambio della politica italiana il PD, qual è l'offerta nuova che facciamo, sia un modo straordinario per vincere. Sono una volontaria, quindi per me è importantissimo essere qui oggi, perché la mia testimonianza, come quella di tutta questa gente, è che crediamo in questo progetto. Io non voto da una decina d'anni, ma non c'era mai stato un leader così prima. È la prima volta che ci crediamo davvero, secondo me. Speranze sono molte, è ovvio, soprattutto per i giovani. Però anche per chi non è più tanto giovane, una marcia in più ci vorrà. Molta fiducia in lui, nelle sue capacità che ha già dimostrato e che però può dimostrare in una fase politica nuova. Ci dà la speranza che si possa fare un nuovo tipo di modo di fare politica, un modo diverso che veda al centro sicuramente i cittadini, i giovani. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno veramente della partecipazione di tutti, perché per vincere è dura, ma si può fare.